Evviva! È arrivata Eccomi Ambra! qua, Ciao! ciao Benedetta, come stai? Bene, come stai tu soprattutto? Io, come vedi, sono un po' tonda. A che Però mese sto bene. sei? Sono al nono mese. Eh beh, ormai ci Tra un siamo, po', se eh? non ci sbrighiamo, lo Sì, faccio fare. infatti, veloce, ragazzi! Però stai bene, sei Sì, bella in sono forma, contenta, sono in forma, non energica. credevo, perché sai com'è, un po' l'età che non è proprio quella di una ragazzina, dico, ma No, no, chissà altro che, se riuscirò invece. mai a superare questo momento che comunque per una donna è difficile. Lei ormai è veterana, ne ha 3 di figli, quindi io Infatti, parlo di cose che lei quest'estate abbiamo fatto ormai. chiacchierate È infinite su vero, questo è argomento. vero. Senti, Senti, ma io io devo ti ho fare dei portato regali a te, codesto. com'è sta No, cosa? oggi facciamo così. Ti ho portato un regalino che penso Grazie. che potrà esserti utile. Vediamo, È un po' vediamo. retro, perché adesso mamma si cerca di usarli meno i guanti con tutte le Fa cose. vedere. Però, insomma, No, guarda che belli te. che sono, Ambra! No, sono stupendi. Allora, se mai dovrai lavare dei piatti Ha e non voglia. userai la lavastoviglie, Ma questi sono sono carini. adorabili. Se non altro lo fai con molta allegria. Esatto, è con molto eleganza. Ma io ti ho preparato un baby shower pazzesco, Ecco, no? vedi, Perché sai, il baby shower, spieghiamo per chi sta a casa, è questa festa che fanno gli americani Sì. per le future mamme che sono proprio lì lì come te. E lì ci saranno un sacco di regalini anche per te. Ma Quindi tra poi. l'altro è una festa che si fa un po' per festeggiare l'evento, il Tanto bambino che sta arrivando, ed è anche un motivo per portare i Eh regalini, per insomma, certo, e preparare una super tavola. e per stare tutte insieme con le Esatto, amiche, insomma, per evviva. chiacchierare, perché sono di donne, Solo sono di donne. donne. Senti, noi facciamo dei biscotti all'Ambra, cioè i biscotti sono la ricetta tua, Sì, no? Quindi hai i tutti i miei. tuoi ingredienti, Sì. adesso partiamo. Prima di partire con la ricetta, però, io ho parlato col mio di dottore e mi ha detto fai assolutamente un infuso allo zenzero, perché lo zenzero toglie le È nausee, vero, giusto? è Quindi vero. io adesso ti chiedo, E se Ambra. non sarà troppo caldo, me lo bevo proprio qua, Dai. così mi tolgo questa pesantezza che ho sullo stomaco, che Eh spesso ho, beh, soprattutto in questo senti, periodo. mettimi tipo quattro dita d'acqua, lì Sì. c'è il lavandino. Intanto io sbuccio lo zenzero, poi ti lascio Vai. i comandi e tu fai i tuoi biscottini Sì. che hanno la farina di farro, giusto? Sono praticamente biscotti alla farina di farro che mi sono inventata perché c'è stato un momento della mia vita in cui, insomma, ero tollerante un po' a tutto, ero intollerante alla farina, ai lieviti. Aia. Senti che buon Hai profumo! visto? Sai che già il profumo mi apre un po'. Guarda che lo zenzero è Sì, è buonissimo, no? Mi buono. Poi piace. ci mettiamo uno spicchietto di limone. Vai. Poi tu mettici Un po' una, di cannella. come si chiama? Cosina di Un cannella. Un ricciolino, un bastoncino, sì. bastoncino. Una cosina di cannella. Assaporo col naso, Vai. annuso. Questa la lasciamo andare un pochino. Andiamo con i biscotti E vai, all'Ambra, che metto? 500 grammi di farina Di farina di di farro, farro. ovviamente ho scelto la farina di farro perché è più leggera della farina normale, più digeribile. Poi ti dicevo, questi biscotti hanno questa particolarità, e cioè non hanno nessun tipo di latte, né di soia né di latte di mucca. Quante sono le uova, Ambra, in tutto Allora, sono 5? 5 5 uova perché per tuorli. ogni 100 grammi di farina io mi sono inventata un uovo, insomma. Adesso qui siamo menù pre-mamma, eccetera, ma visto che tu hai così, un retaggio, un'esperienza di vita da circo, che Sì, secondo me è molto affascinante, sì, sì. cosa si mangia? Noi siamo di origine romagnola, tu sai che Sì, gli quindi se orfei magna. sono romagnoli, quindi a casa mia tortellini, lasagne, molta pasta fatta al forno, e abbastanza condita, perché poi sai che la Romagna non abbonda molto in queste cose. Certo, eh. Se c'è una frusta elettrica, bene, se Sì, no lo no, giro. qui siamo, abbiamo tutto, Aspetta che te la Ok. prendo. E voi come facevate? Avevate comunque tutte delle cucine? Praticamente no, beh, ci sono questi tir che sono adibiti a cucina, noi avevamo la nostra, perché la mia famiglia è sempre stata abbastanza rigorosa. Io vado con un Sì, cucchiaio aspetta, ti così do un cucchiaio. Allora, Mi serve lo zucchero zucchero perché, bianco. sì, perché così monta meglio, non so se ci sta però il montato Aspetta, qua, mettiamolo da un'altra parte. ci vuole un vassoio un po' più grosso. Aspetta, ti do una ciotola più grande. Aspetta, Così. tiro via. Ecco. Allora, mettiamo i bianchi in questa ciotola Sì. qui e aggiungiamo quanti cucchiai di Allora, zucchero? io adesso qui ne metto solo uno, E poi lo ok? aggiungi Perché mi dopo. aiuta a montare Sì, meglio sì. il bianco dell'uovo. Vuoi che intanto ti mescoli qua i Sì, tu tuorli? mescoli tuorli Questo con un con. cucchiaio o In sempre con. realtà abbiamo bisogno.
anche un altro ingrediente sbagliato, importante, scusa, fondamentale, certo, per rimanere nella naturalità. Giusto, nelle nostre ricette, io zucchero di canna. Zucchero di canna, quindi mettiamo 5 cucchiai di zucchero di canna. Poi si mettono 5 cucchiai di olio. Eccolo qua. E si fa l'impasto. Olio ovviamente, di semi questo? Olio di semi, perché se metti l'olio di oliva ovviamente pesante, poi rimane anche amarognolo. Sì. Quando si va a fare poi l'impasto, se l'impasto risulta... Sì, a occhio un po'. Si aggiunge un po' di olio. Un po' di olio. Okay. Una bella manciata di pinoli. Mm-hmm. Ah, scusa, i pinoli e... E l'uvetta, al contrario. Io capisco perché anch'io sono tranquilla. Un po' così. Vai, tu gira qua che e io tu intanto monti, monto. Monti i bianchi. E quindi, insomma, vi facevate delle gran magnate. Praticamente in questa cucina apparecchiata, una cosa molto importante che stranamente uno penserebbe che non ci, che non ci sia, è il rito del pranzo e della cena. Ah sì, Fondamentale, gli orari sono fondamentali, perché comunque devono essere un'ora e mezza prima dello spettacolo, perché devi digerire. Quindi si mangia un po' con gli orari dei contadini. Noi mangiavamo alle 7 e a mezzogiorno e mezza. Quindi avevamo il pranzo e la cena. Io aggiungo perché, un po' d'olio. Vai. Adesso ci mettiamo questo. Senti, a me fa ridere perché di solito noi chiacchieriamo e a cucinare è il suo compagno. Sì, è vero. Che oltre ad essere un ottimo cuoco ha locali, ristoranti in Romagna. Quindi così che ci siamo conosciuti io e Ambra, no? Noi chiacchieravamo così in spiaggia e invece stavolta... E si mangiava un pesce. Mamma mia. Fammi solo sentire se c'è abbastanza zucchero. Va bene, o ne mettiamo ancora un po'? Vai, perché ho capito che Ambra è una che va a occhio, ci sono sì, le cuoche che vanno a occhio. Io vado così, la ricetta assaggio, se è troppo densa aggiungo l'olio, se è troppo amara ci metto un po' di zucchero. Ok, allora io ti metto qua la teglia, dimmi come fai i tuoi biscottini, allora, che ne faccio un po' anch'io, così li facciamo prendi insieme. Praticamente. Ok. C'è una palina un po' più. Sì, ha una consistenza perfetta, non è appiccicoso, cioè non ti si rompe. Non c'è lievito qua. Quindi chi è intollerante al lievito può mangiare questi biscotti, chi è intollerante al latte li può mangiare comunque. Chi come me era intollerante anche alla soia, quindi proprio il massimo disastro, della sfortuna, sì, se li può mangiare lo stesso perché sono saporiti, i pinoli e l'uvetto ovviamente gli danno quel sapore che... Poi alla fine di tutto, quando sono cotti, io di solito li lascio una ventina di minuti al forno, ci metto un po' di zucchero a velo sopra per renderli ancora più appetitosi. Dai, mettiamoli nel forno. Allora, come potete notare ho messo la carta per non farli attaccare. Facciamo forno ventilato o statico? Cosa preferisci? Ventilato è meglio, che così rimangono un pochino più morbidi. Fai 170 o 180? Va bene, anche 80, poi magari... Via, poi magari lì. Oppa! Come va il nostro infuso? Il profumo c'è. Un po' di detersivo, no? No, sai cos'è il... È il limone. Il limone che fa un po'... Dai, ti prendo una bella tazza, l'assaggio anch'io. Così... Anche se non ne ho bisogno. Immagino. Ci tendo a specificare. Non è ancora in gravidanza, ma non si sa mai come fa. Guarda che Fabio gli prende un accidente. Fabio sarà contento, già con tre non sa dove girarsi. È delicatissimo, aspetta che lo assaggio anch'io con il cucchiaio, così. È molto delicato. Secondo me se cuoce, per dire, invece che 20 minuti, un'oretta, è vero che è buono? Sai che me lo faccio anch'io adesso? Me lo tengo anche in frigo? Sì, perché buono! Perché secondo me questo è buono anche freddo. Sì, vero. Però
però per amicizia anch'io mi sono messa un po' così. Stavamo ridendo perché ho detto mamma mia che balena, cioè è veramente un... Ma neanche un cucomero, ma è cosa bella, può essere? Una mongolfiera? Ma a te non capita che ti dicano posso toccare la panna? Sì. A me però dava fastidio. No, ti dico la verità, no, sono orgogliosa. È vero, c'hai ragione. Poi me lo chiedono le donne, le mamme, sì, poi che porta magari fortuna, porta bene, eh? Perché dicono vabbè, che dai, aiuta. Quindi attenta, eh? Attenta no, che dicono... aiuto! Senti, ci bruciano i biscotti, Ambra. Vieni, prendi tu. Non ti bruciare, eh? Sì, via. Pian piano. Ce la fai? Sì. Ecco, ora che... Sai che ti direi anche... Fornelli. Perfetti. Che secondo me sono venuti anche bene. Ti prendo l'alzatina, ma sono bellissimi. Guarda, si guardano bene e sono convinta che si mangia ancora meglio. Allora, li mettiamo... Sì, saranno un po' caldi. Vai, ci bruciamo un po'. E di la fortuna della carta forno è che si staccano subito. Sì, infatti, sennò devi aggiungere un sacco di condimento. E il tocchino giusto che voleva Ambra... E qua. Eccolo qua. E questo è il tocco del maestro, Sì, occhio che ne esce, ecco, ne esce una valanga, infatti. Pian piano. Se no copre tutto. Nevica! Bella sta neve però, come la vorrei. Quella dei bambini, la neve. Pensa se quando nasce Ginevra nevica, come Mamma Gesù mia. Bambino. Guarda, sicuramente ho detto la metterò sotto l'albero perché mi nasce il 28 di novembre. Di dicembre? Di dicembre, scusami. No, ah no di, nove... di novembre perché è programmato, il termine è a dicembre ovviamente. Ah, infatti, però io lo fai spero un po'... che nasca un pochino prima. Certo. Allora, biscotti all'Ambra. Sì. Adesso ricapitoliamo velocemente come li abbiamo preparati. Vai. Poi con Ambra andiamo a preparare la tavola per il baby shower, la che festa è un altro delle evento importante, mamme. Dai. Abbiamo aggiunto i tuorli alla farina. Abbiamo unito un cucchiaio di zucchero agli albumi. E altri 5 cucchiai di zucchero alla farina. Abbiamo aggiunto anche l'olio e l'uvetta e i pinoli. Abbiamo montato a neve gli albumi. E li abbiamo uniti al composto di farina che abbiamo preparato prima. Abbiamo formato delle palline di impasto. E le abbiamo poi deposte su una teglia da forno. Li abbiamo fatti cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti. Li abbiamo poi completati con un filo di zucchero a velo. Per l'infuso allo zenzero abbiamo sbucciato lo zenzero, l'abbiamo messo a bollire con la cannella e il limone sbucciato. Dopo 20 minuti lo abbiamo filtrato, lo abbiamo zuccherato e ce lo siamo bevuto.